Invece come chiamò? È mia Maddalena. E vi devo dire che è stato il periodo più bello della mia vita. Ho girato tante parrocchie, ho fatto tante cose nella Puglia. Dovunque sono stato, ho lavorato con lo stesso desiderio di portare avanti questo discorso di Gesù Cristo, no? I vostri segni, non solo le parole, ma i segni che bisogna dare. San Luca ci racconta che stavano guardando il cielo gli apostoli quando Gesù saliva verso l'alto. E gli angeli dissero: non guardate il cielo, guardate la terra. Per il cielo ci sarà tempo. Adesso dovete considerare di portare avanti il discorso di Cristo in terra. Ed ecco lo spartiacque delle religiosità del mondo. Se noi ci mettiamo in quest'ottica di 2000 anni fa e cerchiamo di realizzare la nostra vita cristiana come la realizzata per il bene degli altri, la nostra gioia è piena. San Giovanni ci dice in qualche articolo, qualche pagina prima di quello che abbiamo letto: sono venuto a portarvi la gioia e voglio che la vostra gioia sia piena. Ecco, nel suo santo è cosunque, c'erano tanti nostri insegnanti, nel suo santo è cosunque. La gioia spirituale viene da questo. Realizzare quanto più è possibile sulla terra i segni, i segni, i segni, non soltanto le parole, i segni. Perché quello porta avanti un discorso di promozione umana. Vi parlavo di 50 anni fa. Non una volta che mi aveva dato della medicina civica, popolorum con un progresso. E capivamo che come cristiani dobbiamo fare il bene di tutti quanti noi. Non possiamo essere egoisti, non possiamo pensare soltanto a noi. Ma dobbiamo dire: ecco, io vi propongo qualche cosa di nuovo, qualche cosa di bello. Qualche cosa che fissate bene sulla terra vi darà la possibilità di stare ancora meglio le mani là. Cerchiamo di dare il nostro contributo. L'unità, l'unità, l'unità. Le divisioni sono terribili. Uomini di Galilea, non guardate la passaggio, ma datevi la mano. Diamoci da fare, diamoci senza. L'importante nostro è proprio questo. Portare avanti un discorso di promozione umana come pre-evangelizzazione, come pre-evangelizzazione. Questa parola non si usa più, si usava tanti anni fa. La pre-evangelizzazione come avviene? Attraverso questo contatto umano. Diceva San Giovanni XXIII, facciamo il percorso insieme. Se poi non dovevi fermare, ma io continuo quello a capire. Ma fino a che possiamo andare insieme, andiamo insieme. Questa è la bellezza del cristianesimo. Camminare insieme a noi. Guardare che gli uomini crescano insieme a noi. Il nostro contributo lo dobbiamo dare. Ecco, allora ringrazio il sindaco, ringrazio il don Franco, che hanno voluto stabilire oggi questa manifestazione, a parte la pazienza, a parte il periodo brutto che c'è stato, no? Bene che lo Spirito Santo che guida la Chiesa, che lo Spirito Santo che illumina determinate persone. Lo Spirito Santo è dove troviamo scritto negli Atti degli Apostoli, abbiamo deciso. Forse non ci pensiamo proprio allo Spirito Santo, però è lui che agisce. E quindi io dico, stasera noi stiamo qui perché lo Spirito Santo ha voluto che noi facessimo una riflessione sulla missionalità della Chiesa. È il periodo in cui si chiude un'epoca e si inizia un'altra epoca della Chiesa. La Chiesa diventa espansione del mondo, diffusione del mondo attraverso l'impegno degli Apostoli, attraverso l'impegno logico di oggi come Chiesa. Pero cada uno con el cuello.
E oggi noi sentiamo tanta mancanza di quelle belle esperienze. Si cambia purtroppo e non si cambia sempre il meglio, perché anche per noi sacerdoti c'è un prima e c'è un dopo. Io mi sento in comunione con Don Antonio, in sintonia con lui, perché la missionarietà, diceva Paolo VI, era la cura della Chiesa. Poi mi pare che si sia perso tutto, anche chi è chiamato a questo ministero tante volte non sente questo grande desiderio di vivere la missionarietà nella sua comunità. Oggi sembra che noi siamo passati, quelli della nostra età, siamo dei passati, perché oggi ci sono i metodi, ci sono altre alternative, altre forme, ma non vorrei che queste nuove forme siano soltanto forme. Hanno bisogno di un'anima, hanno bisogno di un cuore, altrimenti sono forme, sono dei passaggi che non lasciano traccia. C'è invece un impegno forte di chi fa questo ministero, vive questo ministero, che deve poter lasciare un segno luminoso. Questa è una grande responsabilità. La comunità, come un tempo, era vicina al suo padre, al suo sacerdote, dovrebbe continuare ad esserlo. Oggi siamo in un tempo in cui tutto quello che è vero, giusto e santo non è più tale, perché si decide, si pensa diversamente. No, non è per le forme di attrattiva che si deve sentire la partecipazione, ma perché siamo nati tutti da quel fondo. Il sacerdote porta lì la sua grazia e da lì noi la riceviamo e la condividiamo. Se manca questo legame con la grazia battesimale, non ci può essere comunità, non ci può essere comunità, perché manca il fondamento. Questo è il pericolo di oggi. Viviamo una fede che non ha fondamento. Dove poggia, non poggia. Dove rimane, non rimane. Resiste alle scosse, non resiste. La comunità, come dicono gli altri apostoli, prega per questi pastori. Prega, la vera comunità. Prega e sostiene. Non abbandona i suoi pastori. Grazie. Grazie a Don Antonio e anche grazie a quanti in questi anni sono rimasti amici. Veramente è importante rimanere amici. Gesù ci parla di amicizia, domenica scorsa ci ha parlato di amicizia. Partiamo da questo. Siete miei amici. Voi dovreste essere gli amici del parroco, gli amici del sacerdote, di chi qui spende la sua vita. Non è un ufficio, è un dono di vita quello del sacerdote. Una volta questo era chiaro, era avvertito, era sentito, c'era la corrispondenza. Spero che ci sia ancora. Grazie. Il Signore sia con voi. L'associazione che ha proposto a Don Antonio di conferire la cittadinanza onoraria a Don Antonio. Oggi è una cerimonia molto importante e significativa per tutti noi di San Nicolese, è un momento di festa, perché è un momento
come il legame tra la Chiesa e le istituzioni. La comunità cresce quando sa stare insieme. E Don Antonio ha messo stasera tutti quanti insieme. La Proloco, cioè le associazioni del territorio, comprese le associazioni parrocchiali presenti in maniera simbolica, e quindi chi rappresenta la storia e la cultura di questa comunità. Poi ha messo insieme le istituzioni, perché il richiamo a Lucio Bernardo, il promotore di questa iniziativa per conto della Proloco, ha fatto sì che le istituzioni svolgessero un ruolo che va al di là della realizzazione delle opere materiali, perché, come veniva ricordato, chi governa la città, chi amministra la città, deve lavorare alla costruzione di un tessuto sociale, un tessuto di comunità, che è forse l'opera più grande e l'opera che supera di molto le opere pur importanti, quelle di natura materiale. E poi, naturalmente, infine, ma non per ultima, la comunità parrocchiale. Perché se stiamo qui, se abbiamo deciso di contenerla qui, di fare qui questa cerimonia, è perché il segno lasciato da Don Antonio continua tutt'oggi in questa parrocchia. Forse dobbiamo tutti quanti noi fare di più, dobbiamo tutti quanti noi stringerci oggi intorno alla figura di Don Franco e ai nostri parroci. Questo è il segno del cambiamento e dell'insegnamento rivolto a tutti noi da Don Antonio Pasqualino, a cui, per il quale siamo davvero onorati di essere noi in questa amministrazione a conferire oggi la cittadinanza onoraria. Grazie Don Antonio. Con affetto ringrazio